Eccoci in studio per la seconda parte del telegiornale. Oggi con noi Vincenzo Garofalo, l'onorevole Vincenzo Garofalo, Area Popolare, Nuovo Centrodestra. Grazie per essere con noi. Grazie a voi. Onorevole, benvenuto, bentornato nei nostri studi. Parliamo subito di Ponte sullo Stretto, onorevole, perché qualche giorno fa, 2 giorni fa, lei con altri leader dei partiti della sua area ha tenuto una conferenza stampa per rilanciare il Ponte sullo Stretto. L'argomento ovviamente non è nuovo, però la novità è che vorreste riapprovare una legge per far ripartire, un testo normativo per far ripartire questo iter che si è arenato. Allora, quali sono le novità rispetto a tutto quanto è stato detto e poi non è stato fatto in passato? Ma intanto le novità sono proprio esattamente il tempo passato non ha dato risposte convincenti in direzione di un ammodernamento del sistema infrastrutturale del Mezzogiorno d'Italia. E quindi noi siamo partiti nel mese di settembre dell'anno scorso, come gruppo Area Popolare, per poter individuare quali erano gli elementi necessari per ridare fiato al sviluppo economico del Mezzogiorno d'Italia. E in quella fase una delle cose fondamentali che sicuramente servono a far crescere lo sviluppo in qualunque area territoriale sono le infrastrutture, e quindi nella fattispecie della nostra zona il ponte non può che essere un elemento essenziale. Sottolineo un elemento essenziale perché non vorrei che si commettesse, e non lo voglio commettere anch'io, l'errore di definire il ponte come l'infrastruttura. E secondo me questo è uno degli elementi che dovrebbe far riflettere tutti e che di fatto poi ci ha portato ad avere l'approvazione di una mozione nella fine del mese di settembre in aula, quindi con una maggioranza di governo che l'ha votata favorevolmente, è quella di accogliere una richiesta che noi abbiamo fatto in quella sede, che è coerente con il passaggio anche successivo che abbiamo fatto l'altro giorno in conferenza stampa, cioè noi non abbiamo chiesto bisogna realizzare assolutamente il ponte domani. Abbiamo detto desideriamo che venga ripresa in considerazione la realizzazione del ponte. Riprendere in considerazione cosa vuol dire? Usciamo fuori dagli schemi ideologici, usciamo fuori dal sì, no, ponte, così, senza un approfondimento, entriamo negli approfondimenti necessari di una così importante infrastruttura per la quale già l'Italia ha speso tanti soldi dal 1981 in avanti e verifichiamone la bontà con una nuova analisi costi-benefici, con tutto quello che ci può essere di innovazione, in maniera tale che si apra una stagione differente per il Mezzogiorno d'Italia. Concludo questa risposta per dirle, noi abbiamo trascorso da settembre fino al mese attuale un periodo non breve, ma neanche molto lungo, per fare tutti gli approfondimenti necessari perché una proposta di legge possa essere credibile. Ricorderà lei che quando abbiamo iniziato a parlare di ponte, hanno cominciato a sostenere alcuni nostri, ovviamente, avversari politici, che tutto questo era semplicemente manfrina per una campagna elettorale. Non è assolutamente così. Chi leggerà la proposta di legge e chi ci consentirà di discuterne in altre sedi, io ringrazio che lei mi abbia oggi invitato a far questo, scoprirà che la proposta di legge è molto semplice. Cosa chiede? Chiede di affidare al Presidente dell'ANAS, perché è detentore della maggioranza della Stretto di Messina, che è in liquidazione e che per noi rimane in liquidazione, il compito di riprendere il progetto che possiede e che è stato pagato profumatamente, affinché questo progetto possa essere aggiornato, riguardato, migliorato se necessario, completati tutti gli iter per le varie approvazioni e portato al CIPE per la sua definitiva approvazione. Ed è questo un percorso, credo, ragionevole, che è fuori da uno schema politico di parte, ma è dentro uno schema politico nei confronti del Mezzogiorno d'Italia. Ecco, onorevole, diciamo che quando si parla di Ponte sullo Stretto poi ovviamente si muovono una serie di obiezioni. Non ci soffermiamo su queste non perché, per non dare spazio, no, alle tematiche ambientaliste, ma giusto perché vorremmo capire in questa sede cosa c'è tecnicamente di diverso rispetto ai proclami del passato. Per esempio, nel 2012, allora ministro dei Trasporti Matteoli disse in un'intervista rilasciata anche a questa emittente che il ponte sarebbe stato inaugurato il 1 febbraio 2017, e a dirlo fu un ministro, diciamo, non ovviamente con tutto il rispetto dei ruoli, un consigliere comunale, ma proprio il ministro dei Trasporti. Ebbene, cosa c'è di diverso rispetto
a quel contesto, no? Poi il governo Berlusconi andò via e tutto si fermò. Ecco, cosa c'è di diverso rispetto a quelli che possiamo definire proclami del passato? Ma io ovviamente a questo punto devo ricordarle che ci fu anche un altro candidato al tempo a premier del paese, che fu Rutelli, che addirittura in una conferenza stampa, anzi in campagna elettorale, lui aveva dato come approdo il 2008. Allora io credo che dare date, scadenze è sempre molto rischioso, perché diventa un annuncio privo di una certezza, che può essere solo l'avanzamento lento ma inesorabile di un progetto. Lento nel senso della prudenza, ma dell'assoluta rispondenza a caratteristiche di realizzabilità. La differenza rispetto al passato sa qual è? Che esattamente non è avvenuto nulla. Cioè tutti coloro i quali hanno detto non serve il ponte ma servono altre cose, come li ha definiti il ministro Alfano il ben altristi, tutto questo ben altro noi non l'abbiamo visto. Io infatti non voglio sfidare le persone sulla validità o meno di un progetto che, come penso ormai sanno tutte le persone ben pensanti, è un progetto che non ha avuto nessun rilievo di carattere tecnico sulle solide difficoltà che hanno tirato in ballo. Del resto molte scelte tecniche sono state anche adottate per realizzare ponti altrove. Il problema vero è quello che deve ritornare al centro del dibattito nazionale, lo sottolineo, la infrastrutturazione del Mezzogiorno. Noi abbiamo bisogno di avere le stesse condizioni infrastrutturali del resto del paese, e volenti o nolenti, piacente o non piacente, il ponte purtroppo, per chi non è a favore, è un elemento essenziale di una rete di trasporti europea moderna. È l'unico elemento che fino ad oggi non è stato messo da parte con soluzioni alternative, che consentirebbe di avere l'alta velocità dalla Sicilia verso il continente. Allora su tutto questo, mi scusi, prego, la grande differenza qual è? Fino ad oggi, io mi sentirei di fare una domanda: che alternativa è stata offerta per realizzare questo? Se l'alternativa è quella di pensare a continuare a traghettare dei treni veloci, che non è possibile fare, allora è un'alternativa tecnicamente superata ed economicamente impossibile. Quindi mi chiedo quali sono invece i problemi per i quali una realizzazione di questa importanza debba essere invece messa da parte. La fermo per 40 secondi per una pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo, parliamo magari anche di costi, no? Di questa ipotesi che chiaramente va fatta, e anche di fatti locali. A tra poco. Festarredo inaugura il nuovo reparto dedicato alla prima infanzia con un'eccezionale promo. Acquista lettino e bagnetto e ricevi un buono di 200 euro per l'acquisto della prossima cameretta. Festarredo di Daniela Panarello, in via Cesare Battisti 346-348. Le camerette delle nuove generazioni e gli accessori più originali, in una grande e colorata esposizione al centro della città. A Messina, in via Cesare Battisti 346-348. Eccoci in studio con l'onorevole Vincenzo Garofalo, che pochi giorni fa ha tenuto con altri leader politici la conferenza stampa per rilanciare il ponte sullo stretto, e di questo che parlavamo, quindi insomma, abbiamo ascoltato le motivazioni del sì, per così dire, sostenute tecnicamente, a quanto pare poi da un testo che vedremo più avanti, no? che state preparando. Il testo è già disponibile. È già disponibile, quindi abbiamo presentato in conferenza stampa. Onorevole, per quanto riguarda i costi, la sostenibilità economica del progetto, qual è la prospettiva? No? Perché una parte del finanziamento è statale, l'altra dovrebbe essere privata, ma c'è l'interesse dei privati. Insomma, ogni tanto si sentono cose tipo i cinesi, gli olandesi. Credo questo. L'ultima ricognizione che abbiamo fatto con coloro i quali avevano lavorato in passato e che hanno aggiornato tutto quello che era necessario aggiornare, l'opera complessivamente avrebbe un costo di 7 miliardi e mezzo. Su questo costo di 7 miliardi e mezzo ovviamente vanno considerate, già incluse, diverse opere di aggancio, di collegamento con le due sponde, che sono quindi non strettamente pertinenti all'infrastruttura ma di collegamento.
Non dico questo perché non siano essenziali, anzi lo sono assolutamente, però dico il ponte si riuscirebbe probabilmente con alcuni accorgimenti che saranno oggetto del lavoro del commissario a cui noi affidiamo questo compito, quindi che nella legge è previsto, la legge che poi le farò avere in maniera tale che possa essere anche conosciuta fino in fondo. E il costo del manufatto noi riteniamo che possa anche arrivare a 1,5 miliardi inferiore, quindi il manufatto intorno a 5,8 miliardi. Ma qualunque sia la cifra, ovviamente l'ordine di grandezza è più o meno questo, è ovvio che noi dobbiamo guardarlo in un contesto attuale, ricordando che quando fu presa la decisione dal governo Monti, chiaramente eravamo in una condizione di spread elevatissimo, di costo del petrolio elevato, di anche condizioni internazionali economiche differenti, e che in quella fase eravamo storditi, inutile che lo nascondiamo, fu scelta una strada di rigore assoluto, giusto o sbagliato che sia, questa è la storia, noi la richiamiamo nella proposta di legge. L'idea che oggi noi abbiamo è che intanto, se guardiamo gli Stati Uniti, per superare una crisi economica una delle cose assolutamente essenziali, lo ha detto il ministro Delrio, sebbene parlando del ponte ogni tanto è un divago sulla propensione a realizzarlo, però attenzione, noi dobbiamo fare un ragionamento privo di una riflessione specifica al ponte. Le infrastrutture sono un grande motore di sviluppo. Gli Stati Uniti hanno affrontato la crisi investendo su tutte queste cose, e non soltanto sulla green economy, rispetto alla quale noi siamo tutti, insomma, assolutamente interessati. Lo Stato allora, quanto dovrebbe... Ma lo Stato in passato lo Stato era previsto che coprisse col 40% la quota pubblica e il 60% veniva messo in circolazione con denaro privato. Quindi dei 5 miliardi, insomma, sì, ma 40% oggi le dico una cosa, secondo me, secondo noi oggi non è detto che si debba mantenere questo assetto, che comunque è un assetto, secondo me, per un paese civile che deve rilanciare il mezzogiorno assolutamente essenziale, perché se noi andiamo a vedere gli investimenti nel resto d'Italia non credo che siano di centinaia di milioni, ma sono di miliardi, svariati miliardi, ma soprattutto abbiamo condizioni nel mercato per poter approvvigionare finanza che sono assolutamente più convenienti. Quindi su tutto questo noi siamo fiduciosi, le posso già dire che l'attenzione che è stata rivolta in questi mesi di lavoro da tutti coloro i quali sapevano che stavamo svolgendo questo lavoro era di interessamento e non di disinteresse. E gli ultimi 2 minuti di questo suo intervento li dedichiamo un po' ai fatti locali, no? Lei è stato peraltro un candidato sindaco, quindi molto attento peraltro ai fatti locali, posto che l'argomento ponte ritornerà anche nel nostro telegiornale e non trascureremo ovviamente, come abbiamo sempre fatto, chi la pensa diversamente, ma intanto parliamo di fatti locali. Insomma, il sindaco ovviamente di Messina non è favorevole al ponte sullo stretto, ma avrà modo di replicare. Ci interessa invece la questione economica che immagino lei stia seguendo rispetto al comune di Messina. Lei ovviamente si presentava come alternativa al sindaco che ha poi vinto le elezioni, quindi insomma abbastanza facile la critica, però le chiedo un giudizio un po' più distante su una giunta in difficoltà anche per problemi pregressi comunque. Ma io ho sempre abbandonato la polemica e soprattutto, come lo chiedo sul ponte, di guardare il merito anche nel caso del Comune di Messina, cerco di essere il più possibile, diciamo, obiettivo, fare un'analisi. Io credo che il lavoro che sia stato fatto dalla Giunta Guida Corinti è un lavoro, ovviamente le intenzioni erano certamente di rimettere in carreggiata un comune e di rimetterlo con le proprie forze senza arrivare al disastro economico. Poi bisogna vedere però se si è in grado di arrivare a questa soluzione e se il tempo non è eccessivo. Quindi io penso che forse si è perso un po' di tempo, anzi abbastanza, nel cercare soluzioni, nel non avere il coraggio di fare alcune scelte che dovevano essere fatte sull'intero complesso della spesa comunale, sulla riqualificazione della spesa comunale e sulla riorganizzazione delle entrate. Su questo io non sono in grado di dare in questo momento una valutazione specifica tecnica, perché una delle cose che ho sempre chiesto e che continuo a chiedere è di presentare a tutti,
di presentare ai messinesi i conti di questo comune, qual è la situazione finanziaria. Credo che oggi ci sia stato, c'è in corso, insomma, una conferenza stampa che è scaturita dalla lettera della Corte dei Conti. Sì, c'è stata in mattinata, ecco. Sì. E allora credo che, oggi io non ho ovviamente ancora informazioni, ma non so se è stata l'occasione per fornire un quadro chiaro, perché se c'è un quadro chiaro, ovviamente sarà allarmante, allora su quel quadro chiaro dobbiamo riflettere. Credo comunque che il Comune di Messina sia abbondantemente in ritardo per realizzare un piano finanziario di risanamento, sebbene ci siano stati interventi da parte del Parlamento nella direzione di offrire opportunità e soluzioni. Grazie all'onorevole Garofalo per la sua presenza qui oggi. Grazie a lei. Grazie per essere stato con noi, grazie a voi per averci seguito. Il telegiornale finisce qui, appuntamento alle prossime edizioni.